alla ribalta una rapida, molto antipatica, su cui poi saranno i protagonisti, Questore e gli altri, a parlare. Una rapina avvenuta il 19 gennaio nel Vercellese nei confronti di chi parte, si chiama Meeting a Billinghurst, per questa grande casa d'aste che noi abbiamo sul nostro territorio, grande e famosa. Un ricordo che sia famoso, importante, e tra le più serie in Italia, io sono un intenditore di queste cose, però chi lo è da sempre si tratta. C'è stata una fina amalgamata, c'è stato un prelievo di somma di denaro, o meglio di oggetti preziosi, con l'equivalenza di 5.000-8.000 euro a valore, persone travisate, armate, che nel corso della rapina, almeno una, perderà poi il berretto e il travisamento e verrà poi riconosciuta attraverso l'esame che vi dirà chi vi ha partecipato come persona che ha condotto le indagini, e poi attraverso probabilissima opera di indagine condotta dalla guardamobile e per la procura dalla dottoressa Virginia Tedeschi, che qui accanto a me, si sono individuati quelli che noi riteniamo essere i responsabili di questo crimine. Innanzitutto si tratta di una persona, io veramente questo non mi interessa, conosco dalla mia infanzia giudiziaria, infatti è persona più anziana di chi mi parla, e che può essere il mio compagno di vita se non avessero preso delle strade diversificate poi nel corso degli anni. No? Lui ha scelto della fine, io sono sempre rimasto dove sono rimasto. E vecchio Cristone Alfredo, che per l'età che ha è stato posto di fatti, come vuole la legge, anche a questi domiciliari. Poi ci sono stati altri fermi, confermo, e altri arresti, di tutta un'altra serie di tre persone, no? Sì. Che hanno a vario titolo partecipato a questo misfatto. Ma su queste cose parlerà poi, se vorrà, la dottoressa Tedeschi, se no sicuramente il dirigente della moglie. È stata quindi un'opera di intelligence attraverso analisi di, non solo di tabulato, ma delle cosiddette celle di passaggio di telefoni, intercettazioni ambientali, perquisizioni, in cui sono stati rinvenuti, come voi vedete, maschere non certo per carnevale, ma per persone che abitualmente utilizzano questo sistema per poter dire. Quindi, con queste note, io chiudo questo mio preambolo e lascio la parola a Paolo. Ecco, intanto volevo ringraziare io, dopodiché vi lascio solamente la presentazione, niente di più, ringraziare la procura e il procuratore del capo che intanto ci ha dato la possibilità questa volta di poterla avere con noi e quindi di poter rappresentare con questo ennesimo risultato della squadra mobile, come dicevo, straordinaria, questa sinergia che ormai si è determinata fra la squadra mobile e la procura, in maniera veramente, se si va a leggere sul manuale, sinergia si legge procura da una parte e squadra mobile dall'altra, ecco, di Vercelli naturalmente. E questo mi riempie veramente il cuore di gioia, come si dice da queste parti. L'attività, così come è stata rappresentata dal procuratore, adesso la professoressa e il dirigente della mobile entreranno nel particolare, diventa interessante perché si sviluppa con una rapidità anche in questo caso, e anche in questa circostanza ha trovato un'accelerazione. Vi ricordate quando parlavamo qualche settimana fa, il mese scorso, delle lesioni, insomma, delle violenze che venivano esercitate nei confronti dei malati, insomma, delle persone. Bene, anche in questo caso ha avuto un'accelerazione perché
i personaggi di cui stiamo parlando, e che adesso vi rappresenteranno, non avevano smesso nel frattempo di consumare la loro attività delinquenziale. Quindi si temeva che potessero porre in essere altre rapine, e quindi si è ritenuto di dover intervenire nell'immediatezza. E vi accorgerete dalle immagini, perché non a caso c'è lo schermo montato, che l'età cui faceva riferimento il procuratore, che è molto vicina alla mia, per cui voglio dire, cioè, ci siamo quasi, si nota nelle movenze, negli atteggiamenti e anche nelle reazioni che si hanno. Per cui ecco, le potrete notare, stiamo mettendo a disposizione anche questa le immagini proprio perché possiate avere cognizione della dinamica. Dopo aver ringraziato anche voi per la partecipazione, la dottoressa. Io lascerò la parola al dirigente della mobile e al coordinatore della terza sezione con riferimento alle indagini. Posso solo dire, in quanto direttrice di queste indagini, che si è subito creato, però questo da sempre, ripercorrendo un po' quanto anticipato dal questore, un ottimo rapporto di collaborazione tra procura e in questo caso squadra mobile, un'ottima intesa, sono stati pienamente disponibili, devo dire c'è stata disponibilità da ambo le parti, e questo ha permesso anche un intervento tempestivo, perché poi facendo partire subito un'attività di tipo tecnico, dopo aver comunque studiato molto bene il caso, quindi non diciamo al buio, ecco, dietro un'analisi dettagliata di quelli che erano sia i filmati sia le celle telefoniche, siamo subito partiti con un'attività tecnica, come ha detto il procuratore, che si è sviluppata sia sulle intercettazioni telefoniche che su intercettazioni ambientali, e soprattutto quest'ultime hanno portato ottimi risultati, perché dalla visione delle immagini che poi osserverete anche voi, noi arriviamo all'identificazione del signor Pistone, perché è dei due rapinatori come esecutori materiali quello che perde il travisamento. Dopodiché, partendo con l'attività tecnica, riusciamo a identificare gli altri corresponsabili, nello specifico il signor Dvorak Marco, nei cui confronti io poi elevo un fermo del PM, perché proprio dall'ambientali noi abbiamo contezza del fatto che viveva di rapine, quindi continuava ad organizzare colpi uno dietro l'altro. E nonostante il fatto, perché poi noi abbiamo convocato in questura per essere sentite inizialmente come persona informata dei fatti, perché pensavamo non fosse coinvolta la compagna di questo Dvorak, tal Michelini Cinzia, e quindi in conseguenza di questo atto il signor Dvorak viene a sapere sostanzialmente che le indagini si sono orientate nei suoi confronti. Nonostante questo organizza l'ennesima rapina, e il sabato 5, se non vado errato, alle 8 di sera, quindi diciamo in un'ora molto tarda, io spicco un decreto di fermo del PM, la mobile parte a Torino e ferma questo signore che doveva perpetrare una rapina a mano armata con travisamento, queste sono le maschere che troviamo nella sua disponibilità, insieme a due altri noti pregiudicati, per cui impediamo sostanzialmente la commissione di questo ennesimo delitto. Dopodiché, nel frattempo, fermato il signor Dvorak, con poi convalida del fermo da parte del GIP di Torino ed applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, io richiedo misure cautelari nei confronti degli altri tre soggetti che riteniamo coinvolti, cioè Pistone, che come vi ho detto prima insieme a Dvorak era l'esecutore materiale della rapina. Dopodiché abbiamo il signor Armignacco Nicola, che è un signore abitante nel Vercellese, che è diciamo il basista, cioè colui che nei giorni precedenti ha effettuato dei sopralluoghi presso la Meeting Hut e addirittura un'ora prima della rapina. Sì, poi lo vediamo nelle immagini questo. E poi la compagna di Dvorak, che è colei che
perché non solo l'ha coadiuvato nel senso di offrire assistenza logistica a Dvorak, perché l'ha accompagnato a Vercelli guidando un'autovettura tra virgolette pulita, mentre Dvorak insieme con Pistone si erano recati a bordo di un'autovettura che poi è risultata rubata. Quindi adesso passo la parola al dirigente, al coordinatore della terza sezione, rinnovando il fatto che c'è stato un ottimo lavoro di squadra da parte, devo dire, di tutti i soggetti coinvolti, a partire dagli operanti fino alla segreteria. Quindi ringraziamo. Un po' di difficoltà l'abbiamo avuta del coinvolgimento di rapinatori. Io farei vedere. Facevo delle immagini. Sì. Non ci rendi conto. Quindi sono i due rapinatori. Questo è il Pistone che minaccia con l'arma i dipendenti che sono presenti, l'altro è l'altro soggetto che invece rompe il macco, che rompe la teca e si prende i gioielli. C'è una reazione dei dipendenti con molto coraggio, molto. Anche forse esagerato. E adesso si vede. Adesso si vede Pistone che sta uscendo e un dipendente che lo scaraventa a terra, lo fa cadere per le scale. E quello è il momento in cui perde il cappellino che gli garantisce il travisamento. Questa è la mattinata di ieri, quando sono andate a prendere le misure. Qui siamo a Torino, a casa di Pistone, che dormiva, era alle 6 del mattino, l'abbiamo svegliato. E ricominciamo. No, qui vediamo semplicemente l'abbinamento del non sono giovanissimo. Uno è del 73. Sono particolarmente esperti, no. Diversamente giovani. Sì, no. Uno è del 43, l'altro è del 61. Il video comunque vi è arrivato su negli indirizzi mail dove andiamo a comunicare. Anche grazie al diciamo, questo intervento di questo dipendente che scaraventando a terra il Pistone gli ha fatto perdere il cappellino e quindi il travisamento, dalle immagini di videosorveglianza che c'erano fuori dall'istituto, dalla casa d'aste, si è potuto vedere bene il viso. Da lì ovviamente per cercarlo, per capire chi fosse, perché non era appunto residente del Vercellese ma a Torino, abbiamo dovuto fare una certa attività tramite le nostre banche dati. Tramite le celle siamo risaliti anche con collegamenti tra i soggetti, all'altro soggetto appunto, al Marco, e come diceva la dottoressa, noi abbiamo iniziato un'attività tecnica di intercettazione telefonica e anche ambientale sulla macchina. Per fare la rapina in realtà loro, non, come diceva la dottoressa, non è stata utilizzata la macchina pulita, ma una macchina che era stata rubata qualche mese prima a Torino. Quindi noi riusciamo a vedere dalle immagini che abbiamo visionato soltanto la macchina provento di furto. Successivamente però scopriamo che appunto la convivente del Marco aveva, lo aspettava in altro luogo al fine di lasciare la macchina appunto che abbiamo poi ritrovato lo stesso 5 marzo qui a Vercelli e poterlo poi accompagnare a casa a Torino. Gli altri due soggetti anche sono diciamo la Michelini Cinzia e in particolare Armignacco Nicola, siamo riusciti a addebitare comunque un ruolo nella rapina di Armignacco grazie all'attività tecnica di intercettazione da cui si vincono appunto le loro responsabilità. Un'attività che, come è stato sottolineato, si è svolto grazie all'ottimo feeling che c'è con la procura e soprattutto in tempi molto rapidi ci ha richiesto un'attività notevole da parte dei miei collaboratori nell'ascolto delle ambientali e delle intercettazioni e comunque nell'analisi delle celle.